Nei prossimi mesi Salerno si appresta a rafforzare la propria rete di videosorveglianza con l'installazione di ulteriori 120 telecamere sul territorio. Questo intervento fa parte del POC Legalità, supportato da un finanziamento di 300.000 euro da parte del Ministero dell'Interno. Si è tenuto in prefettura a Salerno un nuovo incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal prefetto Francesco Esposito. Noi stiamo cercando progressivamente di realizzare quello che avevo detto quando io sono arrivato in questa provincia. Questa è una realtà che ha bisogno di un forte potenziamento delle reti di videosorveglianza, ma anche di un ammodernamento, cioè devono essere tecnologicamente adeguate a quelle che sono le esigenze che interessano le forze di polizia e che più in generale interessano la sicurezza della comunità. La videosorveglianza è una risposta a tutto il sistema sicurezza, nel senso che il sistema sicurezza si avvale di più componenti. Tra le componenti certamente ci sono le infrastrutture di videosorveglianza che, come dicevo, saranno potenziate, integrate e saranno ammodernate, ma c'è anche l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze di polizia, c'è anche una collaborazione sempre crescente da parte della polizia municipale e ci sarà anche ovviamente necessità di una forte collaborazione da parte della comunità che più denuncia, più segnala e più mette in condizione le forze di polizia di intercettare fenomeni, di prevenirli e anche di reprimerli individuando gli autori di reati.